Siamo molto onorati di aver attivato questa collaborazione fra la Scuola d'Arte Cinematografica Florestano Vancini e Controluce Produzione, perché la Scuola Vancini è l'unica scuola di cinema in Italia che è promossa da una società di produzione, che è la nostra, Controluce Produzione, che in questi anni ha prodotto e distribuito film importanti. Questi allievi non solo si preformano, non solo si formano professionalmente a Ferrara, ma muovono i primi passi nella città di Ferrara attraverso le nostre produzioni. Spero di riuscire a diventare, insomma, un autore, poter raccontare le mie storie. Questa esperienza sicuramente è un tassello fondamentale per il mio percorso. Spero di riuscire a formarmi il più possibile in questo mondo del cinema. Essendo io il direttore artistico della Florestano Vancini, la scuola d'arte cinematografica di Ferrara, la gioia è vedere i molti ragazzi, nostri allievi, ex allievi, ma allievi anche del primo, del secondo anno e del terzo anno, che stanno sul set. Stanno sul set e cominciano ad entrare in contatto con il lavoro pratico del cinema, il lavoro vero. Posso dire che anche fare solo la comparsa o trovarmi su un set come questo, insomma, è qualcosa che ripaga alla fine. Sono sempre più convinto di voler fare questo, di voler fare cinema e di voler fare l'attore. E questa è sicuramente una cosa che mi sarà utile nel futuro, sicuramente, anche se non sono davanti alla macchina da presa, sono dietro, ma comunque è una cosa che sono certo mi servirà in una maniera incredibile. Ho imparato molto da questa esperienza, perché la scenografia comporta veramente tanti lavori, sia manuali, fisici, di sforzo e anche creativi, perché abbiamo fatto i falegnami, abbiamo fatto i pittori, abbiamo fatto i giardinieri, veramente un sacco di esperienze che mi porto a casa e che mi servono anche per il lavoro di regia, non soltanto per la scenografia. Penso che non ci sarei mai stato se alla fine non fossi stato parte della Vancini. È stato proprio in accademia che ho potuto sperimentare ogni giorno che cosa significasse essere attore. Questo film per me è estremamente interessante in quanto va a ritrarre quella che è una storia vera. È una storia che è raccontata ma che si basa su qualcosa di vero, qualcosa che è successo. Quindi vai a rappresentare anche delle vite. Ecco, io credo che poi quando andranno sul set a fare il loro lavoro, quello specifico, quello creativo per il quale hanno studiato, tutta questa esperienza, tutta questa formazione sarà veramente importante, quindi siamo veramente orgogliosi. Il cinema va vissuto, come dico sempre, per me il cinema è uno stile di vita, perché nel cinema ti ci devi immergere o a 360 gradi o niente. Confrontarmi comunque con una realtà come questa mi ha insegnato magari cosa io preferisco o non preferisco in certe cose, come magari un semplice costume o come viene arredata una stanza può cambiare radicalmente il significato di una scena o il carattere di un personaggio, come dalla parola scritta alla messa in scena effettivamente ci vuole uno studio profondo dietro dell'immagine, una cosa che ti dicono a scuola, ma finché non vai su un set effettivamente a farlo non te ne rendi conto. Stare in produzione è molto formativo per chi come me vuole lavorare in campo cinematografico. Chiaramente è il reparto che va a toccare meno la parte artistica e filmica vera e propria della ripresa, quindi della fase di elaborazione registica, però comunque è quella che ti fa comprendere al meglio quanto lavoro c'è prima dell'effettivo lavoro sul set. Spero che questa esperienza mi porti dei lavori futuri, dei progetti, poiché ho conosciuto delle persone molto valide, dei gran professionisti su questo film. C'è gente che è già al decimo film, quindi in prima persona riesco a vedere e riesco a soprattutto capire quali sono i meccanismi che ci sono dietro una produzione, piccola, media o grande che sia. Spero di essere in grado di diventare questa figura qua, alla quale io ambisco.
Spero di poter comunque guidare prima o poi una troupe seria, coerente, decisa, ma allo stesso tempo comunque familiare e scherzosa. Secondo me girare la Ferrara rende giustizia anche a questa città. E io raccomando questa zona, perché oltre ad avere delle storie magnifiche da raccontare, anche dei panorami incredibili. Noi siamo la terra di Florestano Mancini, di Michelangelo Antonioni, di Giorgio Bassani, di Carlo Rambaldi, e quindi c'è una grande tradizione, c'è un grande passato, e noi dobbiamo studiare questo passato, dobbiamo fare memoria e valorizzarlo, ma siamo anche una città del presente, e soprattutto se riusciamo a mischiare nobilmente la tradizione con l'innovazione, ecco che Ferrara può ritornare veramente ad essere una delle capitali del cinema italiano. Noi ci stiamo riuscendo, questo grazie al sostegno quotidiano che abbiamo con il comune di Ferrara, grazie ai rapporti ottimi con la regione Emilia-Romagna e anche grazie al sostegno morale del Ministero italiano. Qua c'è il futuro, a Ferrara in Emilia-Romagna, e viva il cinema!